3 aprile 1948. Il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, firma il piano Marshall. Attraverso questo provvedimento, dal 1948 al 1951, affluiscono in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici. Il piano Marshall promuove la ripresa economica dei paesi europei, devastati dalla Seconda Guerra Mondiale. 5 giugno 1947. Il segretario di Stato americano George Marshall annuncia il piano di ricostruzione europea. È un'occasione unica offerta dagli Stati Uniti alle nazioni distrutte dalla guerra per ricostruire la propria economia, migliorare il tenore di vita, raggiungere entro il 1952 la stabilità economica. Il piano ha quattro obiettivi: intensificare lo sforzo produttivo in tutti i paesi europei, espandere il commercio con l'estero, creare e mantenere la stabilità finanziaria interna, sviluppare la collaborazione economica europea. Alla fine del 1949, l'Italia ha già ottenuto sovvenzioni dirette per 577 milioni di dollari. In quattro anni riceve 1 miliardo e 387 milioni di dollari, pari al 2% del prodotto nazionale lordo.